Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova Ciao a puntata. tutti. A Ciao. grande richiesta avete richiesto Alessio e avete richiesto Rossano. Come ormai di consuetudine, facciamo un video per la chiusura di quest'anno. Cercherò insomma di pubblicarlo prima Un della po' fine in ritardo dell'anno. purtroppo, ma insomma siamo arrivati. Prima fine dell'anno siamo arrivati, quindi Sì, va bene. un po' un video turbolento, ma Sì, ci abbiamo fatto. un po' a corsa, un po' risicati anche nello spazio, Eh però, sì, va bene, ci siamo, siamo però là. ci siamo. E l'ultimo video che abbiamo fatto è di 6 mesi fa. Ho controllato Sì. prima di iniziare, quindi ci saranno degli update, ci saranno degli aggiornamenti, parleremo ecco di vari argomenti. Da dove cominciamo subito, però, dall'orologio che indossiamo. Io faccio presto perché indosso appunto il King Seiko che conoscete benissimo. Vai te, Rossano, poi vado io. Ok, io invece ho un The Just 41 mm. Fallo vedere un po' più da vicino, vai, sentire. Vediamo un po' se ci si fa. Praticamente è un quadrante verde, Jubilee, Jubilee, il bracciale. bracciale Jubilee e la ghiera zigrinata in oro bianco. The Just, insomma. Floating bezel la Fruiting chiamano. base, sì, fruiting base. Il colore è un bel colore, che colore È un verde è? bottiglia, Menta, chiamata menta, menta. chiamato mint, sì, menta, che è anche cangiante a seconda delle luci che troviamo, insomma. E come dimensioni reali, perché so che c'è discrepanza tra. Allora, ufficialmente dico che 41 mm, in realtà è un 39 e mezzo, perché loro tendono a considerare anche la corona, praticamente. Una corona piccola, loro la considerano. Quindi in realtà è un 39 e mezzo di cassa, se andiamo a vedere, insomma. Questo qui, Rossano, l'hai comprato a prezzo di Sì, reseller, no? no, no, questo l'ho preso all'istino. Questo l'ho preso all'istino. Questo l'ho preso all'istino. Quando? L'ho ricevuto a gennaio del 2023, quindi quest'anno, inizio anno. Poi l'avevo richiesto 7 mesi prima, quindi 7 mesi di attesa, insomma, neanche tantissimo, via, dai, su. In 7 mesi ti hanno No, accontentato. contento, sì, 7 mesi. Volevo questo, mi hanno detto, va bene, si mette in lista. Ora dopo ci torniamo sulla Cosiddetta questione. lista, insomma. Però a te ti ha funzionato la lista. Sì. Probabilmente ero uno dei pochi che l'aveva ordinato, lo so, comunque è arrivato. Vedi. Te Te Alessio che è indossi? arrivato. Io indosso una bella tuta della Champion, come puoi vedere, non ho orologi, perché purtroppo ci siamo incrociati oggi e è andata così. Ma io perché devo andare alla cena, quindi è per quello che ce l'ho, altrimenti probabilmente. Solitamente te il giorno non indossi No, orologi. normalmente non porto mai orologi, perché svolgendo comunque il lavoro manuale non, mi dà proprio fastidio. Poi, essendo anche un tipo un po' maniacale, nel senso che mi piace che l'orologio sia sempre, ti dico un tonso perché sarebbe una parola grossa, però sia nell'aspetto sia più bello possibile, mantenga gli stilemi come da nuovo, ecco, diciamo così, preferisco non portare niente, ecco, Quando si preferisco. dice usato, ma come no. Come nuovo, esatto, bravo, esattamente, sì, questo è il concetto che porta avanti, mi piace Non perché sei il solo, dirò. no, Non ma sei il solo. ed è un concetto sbagliato, perché dal punto di vista di un appassionato è la cosa più sbagliata che ci Anche sia. Toc mi sa che è uno dei tuoi. Non lo È so, uno non lo che. so, sinceramente non lo so. Ma vedo che compra rivelde, fa facile, vuol Non so, dire che. non mi esprimo perché non voglio innescare polemiche, sinceramente No, non. inneschiamo, siamo qui apposta per Questo innescare le sei te, sei te l'innescatore, te lo lascio a te quel ruolo lì. No, La miccia la fa accendere. io volevo, se posso prendere la parola, Dici, dici. volevo, ho una notizia, insomma, che comunque tratta un tema che ormai te è già qualche puntata che ci batti. Volevo parlare di Tudor, appunto, che un mio amico di Bologna mi ha informato che uno dei più grossi concessionari d'Italia, che si trova a Bologna, che ha diversi punti vendita in Bologna, aveva fatto qualche mese fa, forse un anno fa all'incirca, un centro dedicato a Tudor. E Un purtroppo un negozio da soldi. negozio a sé stante, ora io non sono pratico di Bologna, non mi ricordo se via Cavour o piazza Cavour, ora non mi ricordo, insomma, dove sono tutti, dove c'è il centro, insomma, nevralgico. Io purtroppo non sono di Bologna, quindi.
Correggetemi se sbaglio, come disse il nostro vabbè, Papa. Ora, tanto la trovano. Comunque il centro di Bologna non è piccolissimo, sì. In confronto a noi, per noi è grosso. No, però comunque lo troveranno. Insomma. Certo, però ora non trovano più però il negozio che avevano messo, perché prima era dedicato esclusivamente a Tudor. E ora invece hanno sono ritornati indietro. Hanno rimesso Patek Philippe, hanno rimesso i grandi marchi e Tudor è finito nell'angolino del negozio come era nato, cioè sono ritornati indietro perché probabilmente, e se lo fa un concessionario, insomma, uno dei più importanti d'Italia, presumo che ci sia chi ci abbia visto lungo a ritornare indietro, probabilmente non è questa Tudor quello che ci vogliamo aspettare. Con questo non è una critica per chi ha comprato Tudor, per chi piace Tudor, per chi vuole indossare Tudor, ma solamente che chi credeva nell'investimento Tudor purtroppo dovrà attendere ancora, magari fra qualche anno succederà qualcosa, come nel caso anche però fa bene a seguire lo zio Poli, perché gli dà dei consigli giusti per l'investimento. Non lo so. Un investimento molto futuro, magari sì. Però lui ce li butta soldi, quindi per no, meno, quello io. Cioè, lui è in buona fede. Si fida. Insomma, vediamo perché. Però io penso che un termometro importante, sono concessionaria a Bologna, che Bologna è una delle città più importanti d'Italia. Allestisce un negozio un anno fa dedicato a Tudor e oggi torna indietro e rimette i marchi, diciamo, più blasonati che comunque il concessionario aveva già, però aveva dedicato il negozio a Tudor e in questo caso è tornato indietro e ha rimesso in prima fila Patek Philippe, tutti i più blasonati che aveva lui, e questo gli è finito nel dimenticatoio. Quindi a me questa notizia me l'ha detta chi frequenta Bologna, non è che me l'ha detta chi... Cioè, non è che l'ho presa sul... da noi c'è il Vernacoliere, ecco, che è un quotidiano satirico. E quindi a me me l'hanno detta persone che hanno visto l'evolversi appunto di questo negozio e l'evoluzione e l'involuzione alla fine. Quindi parlo di involuzione perché dal punto di vista, secondo me, è stato un vero e proprio fallimento. Parliamoci chiaro, perché volevano portare avanti un marchio e questo marchio alla fine... non può andare avanti perché da solo non cammina quel marchio lì. Diciamo che probabilmente è un marchio che può camminare, ma cammina sul vintage. No, io magari di Tudor. Io devo i modelli. Devo dire la mia. Secondo me camminava anni fa quando faceva, a parte il movimento di fornitura che quello l'ha sempre messo. Okay. Però usava le casse Tudor by Rolex, cinturini Tudor by Rolex. In quel preciso momento lì, cioè quell'epoca lì dove Rolex collaborava con Tudor proprio come fosse appunto fuoco d'artificio. Come fosse, perché ho sentito un boato, Dio si salta per aria. La volta buona. Qui di guerra, fai guerra e quell'altra. No, proprio questa zona qui. Vabbè. Comunque, vabbè, al di là di quello dico. In quel momento lì, secondo me, la filosofia Tudor funzionava. Infatti, se ricordiamo i Big Block, i Tudor Submariner, in quel momento lì. E il Monte Carlo. In quel momento lì Tudor funzionava perché usava tutto ciò che era la scocca, tutto ciò che era la Carrure, tutto ciò che era il cinturino, le chiusure, eccetera, Tudor by Rolex, e il movimento era di fornitura e andava bene, era una scelta secondo me giusta. Ad oggi, che cammina da sola, perché cammina da sola, vedo che più di tanto non va, secondo il mio punto di vista. Poi è cambiata radicalmente, secondo me, l'orologeria. Cioè, una volta, quando voi dite... Il Tudor, tanto penso che vi riferiate al Tudor Submariner. Sì, quello classico. Che è quello, lo so, ma qui lì eravamo in un mondo dove gli orologi venivano usati. Sì, ma è infatti, vero, nelle pubblicità, se te prendevi appunto un libretto dell'epoca, vedevi proprio Submariner, se vuoi acquistare qualcosa di più economico, ti proponevano il Tudor Submariner. Certo. Ma quindi era studiata la cosa, no? Te ti serviva. Sì. C'avevi e soldi non ce l'avevi per il Submariner, dici compro quell'altro. Certo. Poi si è rivelata una scelta felice, perché poi quello lì, essendo un orologio che ha avuto successo
nella marina militare francese, poi si è rivelato anche un buon, anche un buon investimento. Certo. Bastano dire che 24, 12, 13, 14 mila euro. Sì, a seconda delle condizioni. Chiaro, quello è sempre, quello chiaramente sempre. Non ci sono, credo, modelli... Però... diciamo che hanno delle serie limitate per no, questo, cioè... non credo, ma che poi ma ci sono delle varianti, no? Però quello che vale di più, cioè fra quelli che valgono il più ambito, è quello con le sfere snowflake, sì, e poi gli indici quadrati, sì, quello sì, è quello, diciamo, più emblematico. Poi ce ne sono diversi, no? Sì, anche di tipologie ci sono, sì, anche di quadranti, hanno fatti diversi colori, quadranti, no? Addirittura c'era un periodo, facevamo proprio uguale con la CT Mercedes, uguale proprio al Submariner, sì, sì, ma sì, quello sì, vale sì, meno, eh. Vale meno, però era proprio, c'era addirittura c'erano degli esemplari con la corona quasi Rolex, o sbaglio, o forse sto sbagliando, no, cioè, allora c'era ora qualcosa? Non so su allora io posso dirti, c'erano degli orologi che erano proprio con la corona marchiata, sì, 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 Rolex, sì, su sì, questo siamo sicuri, sì, 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 però era un mondo completamente diverso dal mondo di quello lo capisco, cioè, oggi il mondo di Tudor è il mondo di Lady Gaga e di David Beckham, che l'unica cosa che ha fatto David Beckham l'hanno trovato con un orologio a una partita di un Tudor Submariner. Bene, okay. Al di là di quello, cioè il mondo è quello, cioè loro puntano su gente che non sa niente, secondo me, e cercano di propinarlo a queste persone qui. Oltretutto, però, ci sono anche tanti youtuber che io non dico che sono in malafede, io sono convinto che lo zio Poli ci crede in quello che dice, ma sicuramente, se no non li comprerebbe. Certo, non lo so, perché sinceramente non lo conosco, costo abbastanza elevato, no, ma io non lo conosco neanche io, però posso... la sua persona, diciamo, il personaggio che viene fuori, mi devo esprimere un po'. Esprimiti. A 360 gradi, allora, secondo me tutti questi youtuber qui, mi tolgo, perché io non fa parte della mia personalità e del mio modo di fare. Nascono tutti e poi prendono tutti la solita strada, o meglio, c'è un capostipite, senza far nome, che ha insegnato un po' il cammino, e tutti poi si affiliano a questi negozi che vendono marchi inferiori e chiaramente si portano avanti la grossa fetta di follower per far sì che questi negozi dopo si affiliano. Io non lo so qual è dopo la ricompensa ai vari youtuber e non mi interessa, perché però immagino che, come si dice noi, per nulla il prete non dice la messa, quindi voglio dire, nel senso, il prete per nulla non dice la messa, non penso che uno youtuber si metta lì a vendere discorsi, no? Quindi se uno va a giro per l'Italia, perché bene o male, sapendo dove uno può stare eccetera, va a giro a destra e a sinistra, sponsorizza negozi e tutto, ci sarà una logica, no, per cui fa questa cosa. Te dici, i Rolex si vendono da soli, sì. E poi Rolex non gli interessa sicuramente affiliarsi a uno youtuber. Io parlavo di Rolex perché secondo me Rolex, dal punto di vista della bellezza, io sempre portavo avanti Rolex perché è bello, fondamentalmente è un bello orologio, per tanti è un punto d'arrivo, per tanti è un inizio, a seconda della passione, della possibilità, insomma, di tanti aspetti. E a questo punto, insomma, poi dopo uno fa le sue scelte, no? Ci mancherebbe, però è chiaro che è facile dire Rolex è bello, no? E è facile anche essere criticati, però è secondo me troppo anche semplice dire, andare a sponsorizzare degli orologi in secondo piano che montano tutti il solito calibro poi alla fine della fiera. Perché se si mette sulla bilancia... Sì, ora Tudor un po' su questo sta spingendo. No, non parlo di Tudor, parlo di questi, tutti questi concessionari che vendono marchi secondari che non sono Tudor, perché di solito Tudor è affiliata a quello che vende Rolex. Non è affiliata a tutti questi concessionari che spuntano sui canali di YouTube. Tudor non c'è, perché no, Rolex non gli interessa avere il venditore Tudor. C'è lo zio Poli che porta avanti Tudor a spada. Ma a mi spada sembra tratta. Che ultimamente Tudor se ne parli meno. Forse magari c'è stata un'involuzione anche lì, come Rolex, giustamente. No, è vero, tanti youtuber l'hanno venduto. Chi l'aveva comprato perché credeva in buona fede, sì, poi l'hanno venduto. Hanno detto, qui è un bagno di sangue. Ma poi ora, al di là di tutto, no? Avete mai preso in mano un Tudor? Sì, io ho preso il Pelagos. No, aspetta, ma ultimamente, il Pelagos, do ragione a Stefano. Ma un altro orologio il Pelagos per me. Pelagos, titanio, fa parte di... Orologio.
Per esempio, il BB58, che tutti, mamma mia, lo decanta. Allora, lo prendi in mano, bracciale vuoto, finti rivetti, già quello, il finto rivetto, cioè, te paghi un orologio 3.700 euro con finto rivetto, cioè già lì, no? Perché? Perché vuole copiare il primo Rolex, il Big Crown di Rolex, e quindi chiaramente fare il rivetto vero, farlo, avrebbe un costo. Allora cosa si fa? Tanto chi lo compra ce l'ho, perché tutti questi neofiti, perché non sono altro che neofiti che comprano un Tudor, prendono un Tudor e si riempiono così la bocca di discorsi, alla fine poi ci credono talmente tanto che poi lo rivendano. È chiaro, sì. Perché ma anche gli youtuber stessi. Sì. E su Chrono 24 si trovano questi Tudor. Sì. Ma io ho visto che Tudor... si apre la pagina su Stai Attento, ti vedi 58. Arrivano a casa. 58, centinaia. No, ma è su, parlo di il Chrono 24. Il problema è un altro. Il problema, metterlo su Chrono 24 è semplice. Sì, a me piacerebbe dire a chi ha il Tudor e chi pensa di aver fatto un guadagno con Tudor, parlo in generale, andate da un reseller, fatevi fare una valutazione di quanto vi darebbe di questi Tudor indietro, ma qualsiasi Tudor, perché sento parlare, no, ma questo, andate da reseller e informatevi quanto ad oggi vi paga un Tudor. Ora arriveranno subito quelli, ma te hai consigliato a Rossano il Batman, ma allora, sì, io consigliavo il Batman. Ma il Batman va visto nei 10 anni, il Daytona va visto nei 10 anni, il Tudor fra 10 anni un po' fa il 300%, è quello. Perché no. Tanti pensavano, no, compro un Tudor, visto che Rolex ha triplicato, triplica anche il Tudor. Ma il Batman, se uno l'avesse comprato, come hai fatto te, a prezzo di listino, sarebbe stata una buona operazione, no? Sì, ma non lo davano così facilmente. Però te l'hai avuto. Io ho avuto, voglio essere onesto, ho avuto un colpo di culo, perché nella vita ci vuole anche quello. Perché... comunque eri già cliente, sei arrivato lì. Insomma. No, ma vabbè, ma le dinamiche poi sono tutte a scoprire, perché non lo sa nessuno, come mai... Magari mi sono garbato, ero simpatico, ha detto via, io non lo voglio dare a lui, chiuso. Gli raccontai che ho girato il mondo, non me l'ha dato nessuno, e questo poi me l'ha dato e chiuso il libro. Cioè, c'è stato però ha mantenuto, anzi, è arrivato 4 mesi prima del previsto, quindi aveva detto 7, è arrivato a metà, insomma, mi ha dato l'orologio. Ecco. E te, Rossano, come, sì, diciamo, da come l'hai venduto? Noi non vogliamo sapere i prezzi, no? Venduto? No, da come l'hai acquistato? Sì. Al prezzo di valore di oggi, sì, come ti è andata? No, ci ho perso, ovviamente. E te l'hai comprato in un momento? L'ho comprato in un momento che era molto alto. Poi è andato anche molto più alto, dico sì. Ok. Tanto non posso dire quanto ho pagato. Ho pagato 17. E ora su che cifre siamo? Se il mio rivenduto è da 15. Venduto diretto? Sì. Però se lo vendi a un reseller... No, reseller. Un reseller, no, diretto non saprei. Sì, okay. Non saprei perché... Va bene, ma allora ci devi anche considerare quel delta lì. Sì, sennò... poi va detto una cosa, dipende anche, cioè, come lo compri, cioè, intendo questo. Io l'ho comprato che era nuovo, cioè, era semipellicolato. Sì, sì. Quindi, allora, semipellicolato pagavi, sì, ancora di più. Dillo, no? Cioè, avevi girato... Avevo girato. E non te lo davano, no, lo ti davano, piaceva, e non te ne fregava un cazzo, scusate il termine. Relativamente. Te ne fregava della rivalutazione. Cioè, ti hai detto, io voglio quell'orologio lì. Io voglio quell'orologio, cioè, lì. Perché sennò l'utente dopo capisce, dopo viene su, ma te l'affare? L'affare non è un affare. Lui voleva quello e ha comprato quello. Però se si rivalutava era utente. Ma ho capito, chiaro, quello è normale. Se... Però non è che vado a strapparmi le vesti. No, sì, no, perché, no, perché certo, uno lo vuol vendere. Certo. No, non ho intenzione di venderlo io. L'ho preso il momento che, dall'altro l'ho preso il momento che secondo me ho detto, ok, oltre questo, se va oltre questo... E io non te lo prendo più, perché a un certo punto uno ce l'ha anche il limite, no? su un orologio. Oggi che listino ha? Il listino è cresciuto, se tu andessi al listino. Torna 11, insomma, 11 tranquillamente. 11 e 2, no, di più, 11, sì, 11 qualcosa. Continua a non dartelo. Ora, se te lo vuoi immediatamente, nelle condizioni in cui l'ho preso io, non usato, il mio era nuovo, aveva due settimane il mio di vita. E guarda che lo paghi anche ora. Cioè, non è che lo paghi... No, lo paghi, chiaro, più o meno quella cifra lì.
sì, è sì. A te che danno meno, ma quello è un altro discorso. Loro non hanno più il margine, cioè non hanno più l'immediatezza della rivendita che avevano prima, il okay. giro che avevano prima. È chiaro che non ti danno più i soldi che ti danno prima. Certo. Io mi accontentavano anche di un margine di 1500 euro. Perché? Pigli oggi, lo vendo, domani l'altro. Pigli oggi, lo vendo fra 3 mesi. C'era un giro pauroso. Non posso più da quella cifra lì. È chiaro che è calata, no? Dicevo, ora posso passare anche 6 mesi. Ma oggi, che, so. Oggi che si trova di Rolex, dai? Ma io credo... Da listino? Ma io credo che... Allora... tutti fuori che i soldi noti sì, secondo me non si trovano i GMT sì. Perché il Summarion insomma viene fuori nel giro, sì, nel giro di 3 mesi il Summarion viene fuori perché ormai le seleraggio al minimo, anche sì. Perché è salito poi il listino, sì, il listino è salito notevolmente, i vari Explorer 2, insomma tutta roba che lì viene via, sì. Con pazienza. Lo Yacht Master, cioè alla fine sono orologi. A me mi hanno scritto che degli Explorer 2 si trovano, ma sì, l'hanno sì, trovati. Addirittura in vetrina. Sì. Uno l'ha visto in vetrina, sì. È entrato e l'ha comprato. Sì. Ma io l'ho visto in vetrina qua. Sì, l'Explorer è sempre stato un po' un orologio sfigato, l'ha detto tra noi. Però a te ce l'avevi, era bello quello nero. Sì, ma infatti l'ho dato anche via subito. In vetrina qui ho visto anche il puffo. A me di però Suman, mi qual Suman è il puffo? È quello blu, oro bianco, guardante blu. Era blu, sì, ma quello si spezza un polso. Ok, però si trova in vetrina. E una volta non trovai in vetrina questo qua. Hai capito? No, io, ti spezza il polso. Sì, quest'estate quando ero in Giappone sarà 2,5 forse. Più. Io quando ero in Giappone ho incontrato una persona di là, un amico, insomma, però è uno che ha un'azienda, uno che sta bene. E guidava una Aston Martin, insomma, uno che sta bene, anche una certa età, e c'aveva un Day-Date platino con un bracciale come questo qui. President, probabilmente, sì. Super President. Non lo so, mi Super sembrava president. Un Jubilee, mi sembrava. No, forse sembra un Jubilee, tutto lo noti okay. Perché girandolo non c'ha questa clasp qui, ma ha sempre le mani. Bello. Non c'ho, sulla scomparsa. Può darsi, però non ci ho fatto, sicuro. Sinceramente. Io l'ho tenuto in mano così, ma... Cazzo, peso, Solo il bracciale sono 7-8 mila euro. Solo il bracciale? Sì. Poi quello lì, il Day-Date, c'è solo metallo prezioso, sì. Giusto? Sì, acciaio non esiste. Esiste una cosa simile, uh-huh. Che lo chiamano Super Jubilee. Ok. Che lo montano a richiesta, lo montano anche sui The Just, uh-huh. Però il 36 mm, okay. Non il 41. Ma quello era un platino tutto l'orologio? Quale? Quello che io ho visto, il Day-Date. Quello è il Day-Date, il bracciale President, tutto platino. Tutto platino. Tutto platino. O tutto platino, tutto oro bianco, tutto oro giallo, tutto oro rosa. Ok. Fine. Poi c'è il Super Jubilee, che ha, sembra un President, credo che quello sia in acciaio. Ci assomiglia tantissimo a un President, non è propriamente un President. Il President ufficialmente è in oro. Ok. O platino. Un platino. No, ti calmerebbe quell'orologio lì? No. Come mai? Perché l'ho visto da commendatore. È un po' da commendatore. Allora, a me piace, bellissimo, però a parte che fuori portata... Perché più o meno su che prezzo, su che cifre siamo? 40.000 euro. Da listino? Sì. Quello magari si trova a listino. Sì, oggi... sì, ora magari se arriva un cliente mai visto, ora magari non lo so se lo vorranno il pagamento, almeno metà pagamento prima, insomma, vabbè. Io credo una cosa, credo che oggi, la storia insegna, no, un po', perché io credo che, come dici te, quando era caldo, chi c'era dentro, c'era dentro. Chi oggi arrivare nel concessionario e chiedere Rolex ormai è un po'... Quando era caldo, se uno c'aveva un Daytona, c'aveva un orologio, non si trovava, un Pepsi, andava bene. Come si dice noi in Toscana, quando arrivi dopo l'ambulanza ormai... E ora è un po' finita quella corsa lì. Io ne approfitterei per dire una cosa. Diversifichiamo un po' il mercato, cioè non stiamo attaccati... Io sì. Capisco Rolex è un bel marchio, ci marcherebbe. Però io, per esempio, un marchio, è già un po' che lo dico, che mi piacerebbe, purtroppo ora... E vengo da un sacrificio grosso, quindi per l'orologeria devo sempre aspettare un po'.
Io ti sei data all'edilizia negli ultimi tempi. No, lo dico perché se no il sacrificio. E quindi è chiaro che dovessi scegliere ora, oggi un orologio, visto che ormai la speculazione da Rolex è andata via, per me un orologio di alta orologeria sempre a un prezzo contenuto, per prezzo contenuto intendo già un prezzo insomma importante, Bulgari 8, la serie 8 finissimo. Questo... e in ogni singolo guardavo i prezzi, per esempio lo Skeleton è tornato indietro, era 30.000, si ritrova intorno a 20.000. L'ora minuti non tanto contenuto allora. Ma è per essere un'altra orologeria, Stefano. Sì, sì, no, diamine, si parla di un orologio scheletrato, movimento ultrapiatto, micro rotore, ma quello si trova a listino? Ma io penso che ora quello lì è... una volta lo trovai, allora, lo offrirono una volta, mi ricordo. Allora sì, e voglio raccontare questo episodio. Ti ricordi qualche anno fa che lo volevo acquistare? Sì, sì, me lo ricordo. Allora, l'ho provato diverse volte. Sì, infatti, 7.000 euro usato. Lo guardavo l'altra volta. Era l'otto finissimo, quello... Ora minuti. Quella lì non l'hai indovinata tantissimo. Non l'ho indovinata perché in quel momento lì ero avvolto da questo turbinio, insomma, di riselleraggio, avevo paura a sbagliare, non credevo perché all'inizio... E poi avevo l'idea del cronografo. Per esempio, il cronografo otto finissimo è bellissimo, ma ci vuole anche un... pozzo piuttosto 42 mm, ma no, è più grosso, addirittura di più. Sì, perché l'8 ora minuti io l'ho provato e già quello ci vuole già un pozzo, e quello cronografo insomma anche lì integrato, è parecchio impegnativo, ecco, ci vuole anche la persona giusta, bisogna vederselo, però per me se uno se lo prova è tutto, è un grande orologio, ecco. Uscire dai soliti, ecco, quello sì. E questo secondo me il Bulgari è uno di quei pezzi che poi lo vedo abbastanza anche versatile come orologio. Questo non lo so, non lo so. Però per esempio anche con un vestito elegante, ho visto, sì, essendo molto fine, sì, quello sì, però è 8 quadrato, mm, va molto quadrato, non lo so, perché io poi te l'hai provato, io l'ho provato diverse volte, due volte, però dicesti che era comodo. Era comodo perché è leggerissimo, un movimento ultrapiatto e poi titanio, sì sì. Ecco, secondo me quello è un gran pezzo. Un gran pezzo quello, gran pezzo anche il Girard Perregaux, laureato. Sì. Facci un po' vedere questo qui che... Ah, questo è un vintage. Allora, guarda, faccio... Ma questo non, non l'hai mai fatto vedere? No, questo l'ho preso poco tempo fa. Questo è un Vetta. Facciamolo vedere. Sì. Vediamo un po'. Cioè, si vede con la luce. Purtroppo va un po' immaginato perché... Eccoci. Va un po' immaginato perché come luci siamo messi male. Praticamente purtroppo. Questo qua è un Wheeler. È un Wheeler, o anche un Vetta, Vetta va bene. È particolare perché, a parte un movimento famoso ormai, perché va giù 72, e ha la particolarità che è un fondello, non si sono sprecati, no, però va detto che è la cosa particolare, perché questo qui è un praticamente un monoblocco, è un cast monoblocco. Ah. Quindi si apre solo dall'alto, si apre, è un pezzo solo, okay? È buono, è smontato il quadrante all'alto. Non è facile farlo, no, non è facile. È Panda, è anche in ottime condizioni. Panda invertita, sì. È in ottime condizioni, e dovrebbe essere tutto originale. È bello. Ora purtroppo, ragazzi, qui siamo messi un po'. Sì, 37,5 mm, quindi è contenuto per tutti i polsi. Che anni sarà questo qui? Questo qui dovrebbe essere fine anni 50, inizio anni 60. Se vai sul sito della Wheeler, quello che parla della storia di Wheeler, lo trovi in foto. Gli anni d'oro della cronografia svizzera. Sì, sì, sì. Lo trovi in foto. E già era una misura grande per il tempo, insomma. Sì, perché generalmente erano 36, insomma. Questo è già 37,5. Si trovano le parti di ricambio di questo? Sì, però movimento. Te le fanno pagare parecchio, perché sul Vajoo 72 ne hanno fatti molti, ma essendo, visto che l'hanno montato su orologi famosi, i pezzi... Tipo per esempio il Daytona. Sì. Sì, ora montato, partiva al 75, ma insomma la base è quella. E
abbastanza costruttivo. Anche il movimento, anche orologi non di marchi conosciuti, anche sconosciuti, comunque paghi, te li fanno pagare facilmente 1.500-2.000 euro. Sono costosi. E che ne pensate, per esempio, ora di marchi come Tag Heuer, Carrera nuovi? Allora, sul Carrera nuovo io l'ho visto. Non sei convinto? Il Carrera nuovo io l'ho visto in vetrina qua a Lucca. Ma favorevolmente sorpreso a vedersi. Sì, perché è abbastanza contenuto. Io lo dico, ecco, perché mi ha ricordato un po' le solite dimensioni di del Tag Heuer, che ora che 43, sì. 44, 45. Esatto. No, quello è più contenuto, sì. Decisamente. Mi sembra anche lo spessore sia inferiore al solito. Può darsi, non so se te lo hai visto. Sinceramente rischierei di dire una sciocchezza. Per sembra meno a vista, diciamo così. Però può darsi, perché secondo me era un po' anche creato quello spessore dell'altro. Essendo così grosso di diametro, non lo potevano fare neanche troppo sottile. Quindi era anche un po', secondo me, esagerato come... Sì, devo dire che spesso ora sui movimenti di adesso... Allora, questo vabbè è un discorso Mario un po' vecchio. Però, tanto il movimento 77-50 ancora lo montano, no? Tanti marchi, giusto? Sì. Quello però c'ha un movimento suo, eh? Questo c'ha un movimento suo, però anche lì hanno sempre avuto il vizio di farlo molto più alto di quanto in realtà si potrebbe fare. Sì. Che io ho un 77-50 a casa, e, anzi un 51, quindi c'è anche fase lunare, c'è un modulo aggiuntivo. Il mio è spesso 13,2 mm. Sì, quindi però... si può fare con più contenuto, perché lo fanno 14,5, 15, 15,5? Ma allora, innanzitutto, io se vuoi te lo dico, perché ecco. Quello lì è un movimento che non nasce con in quella conformazione lì, ma nasce con il tourbillon. Ah sì? Già, quello non ricordavo. Sarebbe, lui nasce col tourbillon, sì. Per cui, perché lì allora. Fu una fase, perché infatti... cioè, per quanto riguarda Heuer, nei tempi, io dico nei tempi recenti, dalla Heuer che c'ha, io parlo, non parlo di quella storica, ma parlo di quella Tag Heuer. Sì, perché la Heuer era un'altra cosa. Perché la Heuer di prima naturalmente era un'altra cosa, sì, no? Però da, che comunque sono sempre, ormai sono già 40 e più anni, sì, ha sempre utilizzato movimenti di fornitura. Questo grosso modo, no? Cioè grossolanamente, diciamo. Poi esce fuori questo movimento che era un tourbillon, perché lì fecero un casino, nel senso che a un certo punto rilanciarono qua, prima che rilanciarono il marchio Tag Heuer sopra Zenith. Ah cioè, sì? Di che anni si parla? Ma recentemente? Sì, parliamo di 10 anni fa. Poi dopo arrivò Beaver. Okay. Dopo, quando arrivò Beaver, allora rimise le cose che rimandò avanti il Primero, cioè il Zenith, che poi fondamentalmente è il Primero, perché prima, appunto, si fecero, quando comprò LVMH, nel primo momento, perché LVMH comprò direttamente da Tag. Okay. Cioè da quello da Auger praticamente, sì, 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 che ci fece una balla di soldi. Anche lì non è stato, cioè non era facile guadagnare in quegli anni lì. Cioè Auger è uno che ha comprato, a parte che era ricco sfondato già di cioè era uno che aveva la McLaren, solo per dire questo, no? Vabbè. Quindi cioè, il padre di Auger era uno che faceva con la Francia e degli stati giù in mondo arabo, comprava, vendeva, insomma, e quindi era già di famiglia ultra ricca. Ma detto questo, lui comprò poco, perché comprò a pochissimo e rivendette a tanto al gruppo LVMH, che poi è il gruppo Louis Vuitton. Louis Vuitton ci mise un amministratore. Questo amministratore, ora permettetemi di dire che insomma non è che aveva tanto le idee, cioè le idee l'aveva chiare, ma purtroppo non è che, e vide che il disse, ma qui il Primero è un movimento vecchio, sì, sì, disse, okay, no? Se qui ci vuole un movimento più moderno, no? Ci vuole un movimento che è, quindi innettò tanti soldi per creare un nuovo movimento, perché ci vuole dei soldi, che oltretutto c'aveva questa complicazione del tourbillon. Quindi se si va a vedere questo movimento, è tutto spostato da una parte, il che permette,
Che permette anche di aumentare le complicazioni, cioè ti dà la possibilità di essere più flessibile, però non è particolarmente sottile. Va anche detto però che per quanto riguarda gli orologi crono, la sottigliezza non è che sia proprio, cioè, così importante come un solo data, ecco. Per dire, il solo data come questo qui ha, insomma, la sottigliezza ha una certa rilevanza, Sì, no? no, ma questo non è. Mentre invece un crono, cioè, se si passa sopra, è importante che sia, perché è un orologio sportivo, l'importante è che ora se proprio è 16 mm, uno dice, ma ci penso. Però solitamente io, per esempio, ho il mio IWC, il Doppelchronograph, che è abbastanza importante, A però. parte, dopo il crono, la fatica è la complicazione che, insomma, è una complicazione grossa, Sì, insomma, però ce l'ha anche lui, però fa lui l'ha spessore. È più sottile il più perché è sottile, manuale. perché il tuo è È il manuale, tuo sì, il automatico. mio è automatico, sì. Ti aumenta la spessore. Ma comunque, aspetta, quanto è? Te Ora, di spessore di lo preciso, ricordi? comunque credo che sia intorno, forse non arriva a 15, che comunque è No, no. considerato, comunque è uno spessore già importante, per l'amor del cielo. Però essendo un crono, io sinceramente non è che mi dia particolarmente fastidio. Però è, cioè, un orologio che esce fuori, si Sì, vede. sì, sì. Però va bene, lo sai, non è che va sotto il polsino, no? No, 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 no. E se c'hai una camicia un pochino più stretta, lo sai, e lo tieni, io lo tengo un po' lasco, così. Però cosa diversa è un orologio così, insomma, un orologio così che fosse spesso quella maniera, come prese, e qui mi permetti Stona di un po'. dire, qui mi permetti di dire che certi Tudor non erano neanche tanto sottili. Ora No. un pochino. Ora sono contenuti un pochino di più, ma erano A molto alti. proposito di Se Tudor, prendevi il Black Bay 41, aspetta, vai, finisco. Il 41, il 39, ok, vabbè. Il 41 era spesso, ma il GMT era un tombino era un clamoroso, tombino, un tombino sì. clamoroso. Ma anche il Black Bay, il primo, quello con movimento ETA, Il primo era molto era. alto, insomma. Ma poi oltretutto Effettivamente. era anche proprio tipo fatta a mattonella, nel senso non Sì, solo non era sì, 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 sì. neanche svasato, era No, proprio no, che se lo vedevi chiudeva di e profilo, lo vedevi di sono profilo, era un. orologi un po', diciamo così, economici, no? Dal punto di vista della produzione. Lo so, era questo. Sono economici, però poi la listina Bisognerebbe chiedere allo zio Poli non lo che paghi, pensa. non lo paghi Vabbè, pochissimo, non lo pagavi, insomma, vabbè. guarda te, l'innescata. Questo. No, più che altro, non so se avete visto che Rolex ha ridato un'altra leccatina, cioè ridarà un'altra a listini, Sì, già. metterà Ma le ha listino, data o le ha data? gliela darà, perché penso che a gennaio entri il nuovo listino e si risolutamente, cioè il Daytona si avvicina a 16, 15, 8 e 50. Come dicesti te, si va a pagare il Daytona. Oh, è piano No, piano. Daytona deve arrivare, deve passare tra 20 e 21 e Sì. 22 mila euro. Sì. Andrà lì nel giro di 10 anni, insomma. Piano piano, Sì, alla quella fine sì. è il traguardo del Daytona. Alla Cioè, fine lo paghi come ora se tu vai a riserva. deve andare pari pari al doppio di quello che era 11.950, deve andare più o meno al doppio di quello lì, più o meno. Però ora quelle cifre lì c'è la vecchia referenza, non c'è l'ultimo. Beh, sì, ma l'ultimo è appena Ma non uscito, c'è quindi grande ha. differenza. No, meno di quanto si pensi, in realtà è vero, hai ragione. E poi, comunque, poi gli orologi appena escono hanno sempre valori più alti, soprattutto su Rolex, Ma sempre. è partito già Ricordiamo. con praticamente c'è poca differenza, ci sono non tanto, penso che si gira intorno a 30-35 mila euro in quella fascia lì, quelli nuovi. Cioè, già Nuovo. risellerata Sì, diritto? L'hanno già pulito? a parte il 116 500 LN ormai c'è più in produzione. E Sì, quello grande. Ma ora. dico, il nuovo l'hanno già ripulito, via reseller. L'hanno già acchiappato tutti. Ma No, io che so, pensi? io ho visto, non è che ce ne sono tanti, Attualmente. ma qualcuno ce l'ha, anche perché. se devo dire la verità, ora farò un ragionamento che tanti non condivideranno, no? Ma non perché io ho il 116 500, ci mancherebbe, perché è un ragionamento questo che personale e rimane tale, non è che voglio innescare polemica. Qual è l'orologio che ha dato il via a tutto questo fenomeno? Il 116 500 LN. Da lì è partito tutto. Il Daytona ceramico è piaciuto e tutti lo volevano. Desidera. Questo nuovo dovremmo vedere in che
in che modo si collocherà. Intanto in un mercato difficile in questo momento, poi a un prezzo comunque alto. E poi voglio dire un'altra cosa: secondo me la botta finale di Rolex l'ha data il Rolex Mancino. Quello proprio ha dato, non so se avete visto, ma quando è uscito quello... 60.000 euro. Qua, cioè hanno tastato il terreno, sono partiti talmente alto e ora siamo a 17.000, 17.500. Cioè quello proprio è stato un flop. Oltretutto non è piaciuto, perché come orologio non è piaciuto, però quello ha segnato il flop a livello da come è partito a dove è arrivato. Era più di 60.000 euro, mi ricordo. Il primo credo che il Daytona non lo faccia quella fine di, lì. Nel senso. Valore di reseller. Sì, sì. Sì, prima sì. Erano 62, 63, 64 mila euro. Sì. Crono 24, vabbè. Sì, sì, sì. Pari. Poi ora è sceso veramente sotto sì, 20. Quello è stato il fallimento dal punto di vista dell'esceleraggio proprio. Secondo me lì avevano rischiato parecchio. Lì secondo me è cominciata l'involuzione poi dei prezzi. Con quello lì proprio si sono poi declinati tutti i prezzi. Io ho fatto caso un attimino al mercato anche... Lascia perdere il discorso speculazione, che anche quello è chiaro che ha inciso, gli speculatori sono partiti e chi è rimasto comunque lì, gli appassionati, chi è stato magari un po' più accorto ha venduto e magari ha tenuto quello che gli piaceva, chiaramente uno al momento opportuno scappa, se ha comprato dei pezzi per aver fatto un investimento, se poi l'ha comprati perché gli piaceva tanto meglio, ma la maggior parte... ha comprato per impinguarsi le tasche, perché sì, c'è sì, stato tutto un... per mettersi le costole apposta no, perché tutti chi aveva un soldino lì da parte ha creduto nell'investimento, nel fatto che invece di tenerlo fermo il soldo ci investo, ci faccio dei soldi, e qualcuno però è rimasto un fondo che ha becca asciutta alla fine, perché Oltre il Submariner, che cos'è che si potrebbe trovare? Il King, io penso che ci si trova chiaramente quei soliti discorsi. No, ma non si trova, bisogna avere pazienza. Addirittura c'è un concessionario di Lucca, mi viene da ridere l'espressione, che disse così a un tra l'altro una persona non benestante di più. Che te forse hai capito di chi è, ti dico, ti faccio no no vabbè, ho capito. No, il nome e logo, tipo Castelnuovo, hai già capito, disse, non so se era il vallo del concessionario o il proprietario, da noi prima di imparare a correre bisogna imparare a camminare, cioè sono a questi livelli i concessionari, cioè quindi siccome no tutti mi hanno dato del matto, perché io simpatizzo, che poi non ci sono mai andato a cena fuori o nessun reselle. Però perché simpatizzo per un reseller? Perché almeno vende al valore di mercato, c'ha tutto disponibile e non è che ti fa tante seghe come il concessionario. Sono anche un po' più simpatici, via, obiettivamente. Ma simpatico, non è che ci sono mai usciti da cena fuori. Però se ti dire la verità, sì, secondo me. Però se ti dicano, c'ho questo pezzo lì, costa 20, e te lo vendo, quell'altro, no, ma siccome, per non dirti, siccome è resellerato a 20, però se c'ho tu lo vuoi, il Tudor te lo vendo. Ah, diamine, quello te lo però te lo se regalo. Me te lo do, perché tanto sarà il futuro. Sì, nell'angolino del concessionario, uno dei più importanti d'Italia. Di buono, ma Tudor sarà il futuro, sì, Rolex sì. Degli anni 80. Sì, sì, vabbè. Con movimento di fornitura. Sì, ora forse lì non so. Sì, secondo me sempre il fornitore. Comunque ora lo fanno dentro, ma non so che casino hanno fatto. Comunque tanto lo usa anche Breitling, lo usa anche Tag Heuer, cioè non è più esclusivo, no? No. Quello è il punto, al di là di chi lo produce. Ora pare che lo producano loro. Pare che abbiano comprato un immobile e lo producono loro, questo movimento. Movimento pare anche lì che fosse nato per Rolex. Poi l'hanno ceduto, diciamo. Ma l'orologio io sono convinto che è valido, nel senso, chi lo usa, io l'ho sempre detto, no, io ti parlo dal punto di vista commerciale, se uno prende un Tudor, sì, perché comunque usa un movimento che è usato, ma se, è affidabile assolutamente, ma certo, se uno lo compra e lo usa tutti i giorni ha vinto lui, cioè, questo non è un orologio, è un investimento. No, si parla di investimenti, è un'altra cosa. Ma neanche collezionare, perché non puoi collezionare un orologio senza storia. Tu una storia e poi non ha neanche, cioè, non ha neanche un suo design, sì, è sì, un sì. Design copiato. Sì. Eh sì, perché prende spunto da Rolex, da vecchi Rolex, quindi voglio dire. Diciamo, è un bello orologio, ti dico quelli più belli, quelli più belli. E te lo danno subito. Sei contento? E via. Quindi,
Che dite ragazzi, si chiude qui, però ci rimettiamo ora, abbiamo trovato un posticino, insomma, un po' risicato. Io, a me sembrava risicato, ma poi alla fine, Un po' dai, risicato, ma insomma, si fa. io Si fa. quando volete, più che volentieri. si rimette in via, così ci riaggiorniamo fra un po', così ci sapete dire come ci si muove Ci si nel mondo che prova. conta, perché d'altra parte, cioè, volenti o nolenti, Rolex rappresenta l'orologeria Eh oggi come oggi. sì, quello è chiaro, Ok, cioè, sì. noi diciamo che l'80%, il 75-80% gira lì, sia a livello di mercato sia a livello di interesse, perché poi l'interesse porta anche al blasone del marchio, no? Eccetera, eccetera, perché io infatti prima mi sono permesso di dire Bulgari, perché secondo me ad oggi si compra bene. Se prenderà o dovesse prendere casomai il filone di un Audemars Piguet eccetera, perché la qualità è quella No, dell'otto assolutamente. finissimo, è quella. Io, per esempio, senza, vi dico la verità, io assolutamente quello che dici è giustissimo. Su una fascia più bassa, te l'hai comprato e secondo me hai fatto benissimo. Oggi, lo dico così senza essere stato dal concessionario, un orologio che secondo me viene via bene è il Breitling Navitimer. Cioè, Sì. il Breitling Navitimer da noi non è molto considerato, nel mondo No, è anglosassone è. bellissimo. Va fatta la premessa, È Stefano, bellissimo. che io ho preso una serie limitata. Te hai preso oltretutto una serie limitata e l'hai trovato. Sì, mi ero messo lista e pensavo l'ippellino arrivasse, poi ti ricordi Io parlo questa. della serie non limitata. La serie non limitata è bellissima, ne trovi quante vuoi, però. Cioè, va ricordata una cosa di Breitling, che nessuno. Non fa parte di un gruppo, è lui il gruppo, e Esatto. oltretutto che ha acquisito ora Universal Universal Genève, Genève. ed ha detto che le premesse sono buone, quindi vorrà ritirare fuori tutti quelli che alla fine, insomma, vari Tricompax, Sì, eccetera, eccetera, ma che. quello di Universal Fantastici Genève, come ma io ho Universal paura di, secondo me, escano delle cifre paurose. Anche perché Universal Genève Genève. Beh. qui ha girato, cioè qui è famosa, in Italia. Sì, tantissimo. Gli anni 60 penso fosse una cosa. Io credo che il Navitimer sia un orologio che si compra bene in Italia. Se fossimo per Sì. dire in Inghilterra si farebbe più fatica. Ma non c'è il Probabile. concetto di quell'orologio lì. No, Perché qua non ha non. Ma sfondato. come per esempio un altro orologio che ho io in collezione, il DVC portoghese, anche Però un quello. po' di più, eh. Portoghese se ne vedano, eh? Un po'. Sì, Ma negli anni ce ne sono. Navitimer è più Casomai difficile, eh. il Navitimer. modello suo particolare era attrappante, quello è Anche difficile. perché, Ne hanno diciamoci la fatti verità, pochi. Navitimer. Non è più produzione ora, No, quindi. poi ne hanno Il fatti pochi, non hanno fatto Navitimer è un un po' bel tempo. pezzo, bello, tutto il resto, ma è proprio un monile, perché a vederlo ora fai fatica anche fra tutte le scritte ci sono. No, C'è il quello modo di no, quello no. Però, anzi, ti leggerle. dico la verità, No, ma è bello, davvero, No, no, ma a insomma, me mi è piace, interessante dal punto di vista proprio a eh. Però dico, è guardarlo. tutta una scritta. È un regolo calcolatore. Regolo calcolatore. Deve avere tutte quelle No, scritte no, lì, ma altrimenti però che dico, è un fa? gioiello, diciamo così, secondo Ha una me. storia, un orologio che ha una Gioiello. storia, è quello che ti compri una storia alla fine. Sì. E ti dirò di più, benché la storia è più grossa nello Speedmaster, perché insomma è riuscito con le varie prove, la NASA, no? E ha portato quello sulla Luna, perché appunto tutti i velati saltava per via della gravità, non riuscivano a trovare il bando della matassa, e invece dopo tot G, quegli altri li saltava insomma, perdevano. No, Scoppiava sì, il vetro plastico, e quindi. si scioglievano i quadranti, si Però dico, è molto più deformavano. strumento il Navitimer che dello Speedmaster. Speedmaster è robusto, affidabile. Era robusto, affidabile, perché chiaro ad oggi c'è il modello nuovo. Però in paragone era più strumento, perché quello è un regolo calcolatore, quello serviva. Mentre lo Speedmaster era un cronografo normale, parliamoci chiaro. Sì, Quindi da velocità, no? Da corsa in macchina. tra i due era più uno strumento, secondo me, il Navitimer. No, no, ma Sì, questo la novità è nato specifico per quel lavoro lì. Quell'altro è nato un microfono da corsa, in realtà. esempio, quello Poi. col movimento 3-2-1 si trova lo Speedmaster.
Sì. Ma no, ma dici il modello nuovo? Io dico modello nuovo 3-2-1. Ma dici che c'era un po' di riselleraggio anche lì, però sai, oggi la storia si sta riscrivendo piano piano. Io non lo so, di Omega non ho la più pallida idea, ci sono degli altri esperti qui che potranno parlare, io non, sinceramente non giro concessionario Omega. Ho pensato... Anche perché da non c'è più. No, a Firenze. E poi anche lì non fanno scontisti, che a Firenze sono un po' molto chiusi come... Sì, ma sai, perché secondo me ne vendono meno. Cioè, si sono quelli che sono rimasti, sono più forti. Ma si trovano comunque anche su Chrono 24 belli nuovi, il 3861 a sconti paurosi, Cioè, sì, quello che dicevo io, no? Cioè, che, no, che perdi subito. Però il 3-2, io parlo del 3-2-1. Ma il 3-2-1... Ma andrebbe visto, perché io sinceramente non so, all'inizio c'era un po' di riselleraggio e non si trovava. Perché quello secondo me potrebbe essere una cosa anche più interessante, però è chiaro che viene di più, cioè c'è paghi di più all'inizio. Sì, però il vero pezzo, quello che comunque vogliono tutti, insomma, diciamo che la pietra miliare è 3861 oggi e il 1861 prima, quello l'orologio, dai. Il 321 rifatto sia un bello orologio, però quello si può dire quasi una serie limitata. Però, anche quelli, se non però è. Quelli che valgono soldi, che è vero che valgano 20, anche 30 mila euro, sono vecchi, vecchi, i 321 vecchi. Sì, sì. Quindi quello sarebbe stato l'investimento. Allora sì. Sì, però non sono. Ora che veniva via con poco. Sì, però sì, non, quelli fa, che sì, trovi veramente. Sono tutti massacrati, tanti. Però io ne ho trovati anche di belli in Giappone. Ora mi sembravano insomma anche dei negozi seri dell'epoca. Sì, si trovano, sì, ma vengono qualcuno... 20-30 mila euro. Anche qui a Luca ce n'era uno e voleva, io penso che volesse una cifra. Però non sono corredati la maggior parte, io di massacrati intendo, non sono corredati. Ma una volta le usavano. E lo so, ma c'era chi era già lungimirante, eh? Sì? No. C'è sempre qualcuno che arrivava di più in là. I meno. I più ascoltano gli youtuber, esatto. Infatti sbagliano, esatto, bisogna fare l'incontrario. Il nostro, se tu vuoi, è un canale che consigli da chi strada prende, si parla, si fa una chiacchierata tra amici, ma poi non è che si dice no, ma questo perché è meglio. No, io non mi permetterei mai di dire io più che spingere, diciamo che detraggo. Quindi, nel senso, io non... E quello che spingo è quello che ho comprato. Sì, cioè, sì. Se metto soldi... Ma lo conosci. Sì, ma poi comunque sono in buona fede, no? Cioè, nel senso, io ho soldi, ce l'ho messi. Poi, se voi lo ritenete opportuno, lo comprate. Poi, se no, cioè, affari vostri. Sì. Giusto così. Va bene, dai, ragazzi. Allora, con la promessa che Alessio e Rossano torneranno presto, noi vi salutiamo. Spero di mettere, insomma, questo video prima della fine di Natale, della fine dell'anno. E quindi vi facciamo gli auguri, insomma, di buona fine e buon inizio. Certo. Certo. Auguri a tutti. Auguri a tutti e sicuramente ci vedremo anno nuovo con Alessio e con Rossano. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao.